Buongiorno a tutti, ragazzi, e forza Juventus. Il punto qual è? Il punto è che il Milan ha vinto, e quindi se avevi anche solo, guardate, minimamente l'idea, la volontà, proprio la follia di pensare in avanti piuttosto che indietro, toglietela. Confermato il format della Supercoppa Italiana a 4 squadre. Inter, molto probabilmente Milan, e sono le due che si qualificano per qualificarti alla Coppa Italia, o la vinci o arrivi in finale. Queste sono un po' le idee, perché deve essere un obiettivo per la Juventus qualificarsi anche a una competizione del genere, che si giocherà comunque all'estero, si giocherà all'interno di un mercato che potrà aprire delle collaborazioni interessanti anche fuori dall'Italia. Ormai purtroppo è diventato tutto business. È diventato tutto business, perché la Supercoppa italiana che si gioca fuori dall'Italia per me è una roba che non ha senso, però a questo punto è meglio anche raggiungerla per aprire ovviamente delle discussioni economiche di livello. Poi sul fatto che arrivare secondo, terzo, quarto ti cambia anche a livello monetario, questo dovrebbe essere un dato di fatto, proprio dal punto di vista aziendale bisognerebbe cercare di guadagnare di più dal posizionamento interno del campionato italiano, però anche qualificarsi per un'altra coppa dovrebbe essere una sorta di motivazione per la Juve, che rimane a quota 59, con il Milan che ha 65. L'Inter ormai se n'è andata, non ha nemmeno più senso guardarla, però dobbiamo rimanere concentrati sul recupero della partita tra Atalanta e Fiorentina, perché l'Atalanta poi ora è a quota 50, potenzialmente 53, virtualmente 53, ed è molto molto importante dare un'occhiata a quella posizione che in questo momento è sesta, l'Atalanta. Dobbiamo sperare con tutto noi stessi che ci si possa qualificare anche da sesti, da quinti, e non arrivare sesti alla Champions League. Dobbiamo sperare sta roba qui. Però poi bisogna monitorare soprattutto la Roma e Bologna, perché giocano il lunedì di Pasquetta. La Roma vincendo andrebbe a 54, il Bologna vincendo andrebbe a 57. Significa molto vicini ai 59 della Juventus. È ovvio che devi ragionare nella peggiore condizione possibile. Immaginare che gli altri facciano punti. Questo è quello che devi immaginare oggi. Si sta muovendo qualcosa intorno alla figura di Allegri? Io vi ho parlato di quello che era il piano dei dirigenti della Juventus nella pausa nazionale ed è andata esattamente così. Nessun tipo di esonero durante la pausa, si continua con Allegri e poi si interviene in alcuni casi. E quei casi erano legati appunto alle due partite con la Lazio. Parto da un po' più lontano, dimissioni. Qui non ho informazioni, qui è semplicemente un mio tipo di ragionamento. Perché mai Allegri dovrebbe dimettersi? Questa è la domanda che faccio. Ormai praticamente ha finito la stagione, lui interessa rimanere alla Juventus, anzi lui spera addirittura di venire contattato dalla Juve per rinnovare il suo contratto in scadenza, perché ha volontà di rimanere alla Juventus. Quindi perché dovrebbe dimettersi se è la sua volontà è rimanere alla Juve? E anche completando questa stagione, se poi cambieranno allenatore, semplicemente Allegri si beccherà degli altri soldi stando fermo? Perché dovrebbe dimettersi? Vi dimettereste? Tu che stai ascoltando questo video, in questa situazione, ti dimetteresti? Facile dire, se uomo sì. Non lo farà. Non lo farà. Perché ha tutto da perderci e nulla da guadagnarci. Quindi non lo farà. Però la Juve sta pensando a qualcosa di diverso? È cambiato qualcosa rispetto a quel piano dei dirigenti della Juventus? Più che cambiato, stiamo inanellando quel piano. Perché vi dicevo che la Juventus andrebbe a intervenire se e solo se in caso di Champions League messa a serio, se non serissimo rischio. E io che vi dicevo, per me la Juventus arriverà comunque in Champions. E oggi non sono più convinto di potervi dire questa cosa qui, perché avevo un po' più fiducia nei confronti della Juve. Cioè, fare due punti tra Atalanta, Genoa e Lazio è qualcosa di francamente inconcepibile, e mi concentro solo sulle ultime tre perché è lì che ho iniziato a fare i miei conti per la classifica finale della Juve. Significa che adesso la Juve, l'abbiamo visto prima, Bologna, Roma e Atalanta diventano squadre che devi tenere d'occhio, in particolar modo. E allora vi dico che ho raccolto un po' di informazioni da chi queste informazioni le può avere. E da una parte mi è stato detto che martedì con la Lazio
potrebbe davvero già essere decisiva. E dall'altra non mi è stata smentita questa cosa, mi è stato detto che è vero, ma più che sulla partita di martedì con la Lazio, di guardare la partita di domenica con la Fiorentina. E allora queste sono le informazioni che ho io, che mi sono state comunicate, che mi hanno condiviso. Liberi di crederci o non crederci, sono bene o male le stesse persone che avevo citato in occasione di quel video della dirigenza, si sta andando ancora in quella direzione. Se poi arrivano molto attaccate le altre squadre, significa che la Juventus non è disposta a finire con Allegri questa stagione. E il discorso però è uno e uno solo. Cioè, purtroppo anche cambiando allenatore in questo momento qui, anche esonerando per giusta causa Allegri, chi ci metti? Metti un traghettatore da qui alla fine. Nelle prossime 8 partite di campionato non hai la certezza che, esempio, Montero ti possa raggiungere la Champions. Poi magari sì, poi magari no. Cioè, purtroppo oggi sei veramente in una situazione deleteria. Allegri che ti dice sicuramente raggiungeremo la Champions, te lo deve dire. Ma come puoi dirlo oggi? Cioè, oggi la situazione è grave. Guardi il calendario della Juve e dici, ui ui, che male. E allora la Coppa Italia, per forza di cose, deve essere un obiettivo, per forza di cose deve essere qualcosa di importante. Allora, ragazzi, qua stiamo giocando col fuoco, Cioè, anche il fatto di determinate scelte, anche oggi di formazione, secondo me qualcuno in dirigenza della Juve, pochettino gli sono girate le palle. E se dopo Juventus-Genoa 0-0 avevo detto che comunque la dirigenza era allineata sul cambio a fine anno, ma non era allineata sul cambio in corsa, perché qualcuno l'avrebbe cambiato, qualcuno avrebbe annunciato il cambio in panchina l'anno prossimo, e invece qualcuno ha preferito rimanere così, vi dico che probabilmente anche quel qualcuno, Scanavino, che all'epoca aveva deciso di non dire niente, sta iniziando a muoversi per sondare il terreno ai piani ancora più in alto, e quindi Legacy, Elkan, proprietà, Exor, per capire se ci sono le possibilità di fare qualcosa in questo momento, perché la Juventus è in caduta libera. Quando per 9 partite ne vinci una sola in casa col Frosinone per 3-2 al 95esimo con gol di Rugani, significa che c'è qualcosa che non va. E non può essere un discorso riconducibile al però con l'Inter sei stato lì a giocarti lo scudetto, un bel chi se ne frega, grande, grosso come una casa. Perché qui il discorso è che in Serie A, all'interno della Serie A, non ti sto parlando della Premier League, della Superliga, della Champions League, della Serie A, stai mettendo a serio pericolo la qualificazione a una Champions in cui sta lottando, con tutto il rispetto, perché sta facendo una stagione meravigliosa, il Bologna per accedere. Una Roma che sembrava deceduta calcisticamente, sportivamente, con José Mourinho, è rinata con Daniele De Rossi. E meno male che la Roma non ha esonerato Mourinho prima, meno male, perché saremmo qui a leccarci le ferite. L'Atalanta stessa, che è una squadra che ha fatto anche lei un buon percorso, sì, d'accordo, però ragazzi, squadra di provincia. Se arriva in Champions ha fatto il suo, se non arriva in Champions non succede niente. Cioè, tu sei la Juventus. Parole di Szczesny importantissime, parlano di scudetto, di pressione, se non reggi queste robe alla Juventus non ci devi stare. E noi siamo qui che ci caghiamo addosso per qualificarci alla Champions. Questa roba non va bene. Quindi vi dico, tutto confermato quello che vi dicevo settimana scorsa, cioè oggi non hanno intenzione di cambiarlo. E non hanno intenzione di cambiarlo neanche tra Pasqua e Pasquetta, molto probabilmente, dato che martedì si gioca. Però mi viene a pensare che già la partita di martedì possa essere decisiva per capire se Allegri finirà la stagione oppure no. Non l'anno prossimo, il rinnovo, non inizia col contratto, se finisce la stagione oppure no. Perché le stesse persone che mi avevano detto, guarda, questa pausa nazionale, no, non succede, no, non succede, avanti con lui, la Champions la deve conquistare lui, così dopo appena arrivano in Champions se riescono a fare tutti i loro ragionamenti di cambiare allenatore, oggi ti dicono, tra martedì e domenica iniziamo a capire se questa persona, questo allenatore, alla fine dell'anno ci arriva oppure no. Poi ribadisco, purtroppo oggi siamo entrati già in un momento in cui, ragazzi, lo cambi, chi ci mette le ultime 8, cioè o c'hai in mente di fare un progetto con Conte, prendi subito Conte, però non credo che sia questa l'idea, anzi credo che siano orientati su Thiago Motta, oppure devi metterci un traghettatore, e questo traghettatore se non arriva in Champions poi che cosa gli dici? Niente, non gli dici niente. Quindi
credo che anche dentro la Juventus stiano iniziando ad assumersi delle responsabilità, perché è giusto assumersi delle responsabilità arrivati a questo punto. Tutti, dalla dirigenza ai giocatori, all'allenatore, tutti bisognerebbe assumersi delle responsabilità. E fine della fiera. Quindi vediamo cosa succede tra martedì e domenica. Lazio e Fiorentina sembrano essere ufficiosamente le due partite più calde e forse le ultime due partite dell'Allegri bis. Rimaniamo concentrati, vediamo cosa succede. A me dispiacerebbe sinceramente non giocarmi almeno a Coppa Italia, perché voglio giocare a Supercoppa, perché voglio trionfare, vincere un titolo e tutte queste cose qui. E quindi, di là di Allegri, Allegri o non Allegri, tanto abbiamo capito che il discorso è tra due mesi si cambia. E come si potrebbe andare avanti con questi presupposti? Cioè, parliamoci chiaro, fuori dai denti, non sarebbe possibile, francamente possibile, andare avanti con questo allenatore ancora dopo quello che sta succedendo adesso. Quindi questo è. Vediamo che cosa succede. Buona Pasqua, lo dico al termine di questo video. Oggi pomeriggio arriveranno anche le pagelle, magari mentre siete lì tra il caffè, l'ammassa caffè, la colomba e l'uovo, arriveranno anche le pagelle. Che se sono delle pagelle, che ragazzi, boh, non ho idea di come andrò a fare. Buona Pasqua, buona domenica, fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi davvero possono essere partite decisive. E ovviamente, forza Juve. Ciao.